Buongiorno a tutti, membri della Galassia del Nord. Qui, oggi, sul canale Radio Kaio, andremo a parlare del capitolo 341 del manga di Black Clover. La scorsa settimana abbiamo parlato delle novità del film, delle novità del gioco e anche del capitolo 340, però probabilmente qualcuno di voi se l'è perso perché ho cambiato la miniatura per quel video, dato che c'erano più argomenti da trattare. E qualcuno purtroppo non l'ha visto perché ha pensato: no, ma quindi non va avanti col capitolo. Invece sì, sono andato avanti. Quindi, se ve lo foste perso, vi lascio il video qua nelle schedine. Vi devo dire una cosa importante. Allora, i video recensione del capitolo settimanale di Black Clover sono sempre usciti di sabato finora. Raramente, forse due volte, sono usciti domenica. Però, essendo che, dato che questo qui è un paese di merda, cioè detto tra noi, e per vivere hai bisogno di un bel po' di soldi, sono a caccia di un lavoro ben più redditizio rispetto a quello che avevo adesso, perché comunque purtroppo non mi conferiva le possibilità che volevo, insomma. E cominciando a fare questo nuovo lavoro, molto probabilmente avrò degli orari un pochettino diversi. Quindi può darsi che riuscirò comunque ad organizzarmi per sabato per portare sempre il video alle 12, ma potrebbe capitare che il video possa uscire tra sabato e lunedì, nel senso qualunque orario. Comunque tranquilli, perché del capitolo ne potremo sempre parlare, potrebbe giusto cambiare qualche ora o un giorno o due al massimo. Direi però di cominciare a parlare di questo capitolo che mette su molte informazioni interessanti e ci ribecchiamo dopo la sigla. Ci ribecchiamo dopo la sigla. Cosa volevo dire ancora? Allora, il capitolo si apre con Asta che continua ovviamente con i suoi allenamenti. Ora, io premetto una cosa: a me le parti di allenamento, non solo in Black Clover, ma in generale, annoiano sempre. Quindi, tanto meglio se in capitoli come questi vengono aggiunte molte informazioni importanti alla trama, perché altrimenti si rischia proprio veramente che io mi appisoli. Però, fortunatamente, Black Clover su questo punto di vista ha sempre svolto gli allenamenti in un modo che mi ha soddisfatto, quindi spero continui così. Però, se vi devo dire, mi piacerebbe anche vedere cosa stanno facendo gli altri in questo momento, in quanto c'è una breccia per il mondo demoniaco aperta da qualche parte e ci sono dei cavalieri magici che dovrebbero richiuderla. E qui potremmo anche vedere Yuno contro Lucius, però ovviamente, cioè, tutte mie illazioni queste. Un'altra cosa che vi devo dire è che l'Heavenly Severance si chiama in realtà Zetten, se vogliamo pronunciarlo in giapponese, e fa appunto riferimento al suo creatore, al suo inventore. Quindi non so cosa preferite voi. Io per questo video lo chiamerò Zetten, però comunque è sempre Heavenly Severance, separazione divina, scissione divina, come volete chiamarla. Comunque sia, come sapete, all'interno della Terra del Sole abbiamo questo gruppo chiamato i Sette Ryusen, che sono appunto sette combattenti molto potenti, di cui fino a questo momento confermata c'era solamente Ichika. Ma ecco che in questo capitolo vedremo appunto altri tre volti nuovi appartenenti a questo gruppo. Questi sono rispettivamente una Gyaru, ovvero una sorta di ragazza VIP nelle scuole, sempre alla moda, che per stereotipo, stranamente, ha i capelli biondi, la carnagione scura e degli scaldamuscoli alle gambe. Poi abbiamo un Bonzo, beh, niente da dire, e un tizio che indossa la maschera di un Oni, ovvero un demone giapponese. I nomi di questi sono Imari Komari, Okadai Zaemon e Hanega Tsujijujutsu, che chiamerò simpaticamente Komari, Zemon e Anega. Questi sembrano essere semplicemente tre personaggi che trasudano cultura giapponese da ogni poro. Oltretutto, comunque, sono dei personaggi alquanto forti perché comunque riusciranno a dare un po' di filo da torcere ad Asta, un po' tanto, direi, e hanno tutti quanti un carattere esuberante. Chissà se avremo occasione di prenderli poi singolarmente, però per questo capitolo li abbiamo visti solo così. A proposito dello Zetten, che vi stavo dicendo prima, in questo capitolo abbiamo nuove informazioni su questa tecnica. Ebbene, esistono diversi modi per utilizzare lo Zetten in base allo stile di combattimento delle persone. Ad esempio, c'è chi usa un colpo con potenza 10, chi ne usa 2 con potenza 5 ognuno, chi 5 colpi con potenza 2 ognuno. Dipende dallo stile di lotta. Per Asta direi che si addice il colpo singolo comunque. Per Lucca, ad esempio, ci vedrei bene 10 colpi da potenza 1, ad esempio, dato che comunque è parecchio veloce.
Abbiamo poi nuove informazioni anche sul potere di Ryuya, che, attenzione attenzione, qui ci avevamo preso in molti. Ebbene, per la prima volta Asta può parlare abbastanza liberamente con Ichika senza che lei lo mandi a fanculo, e la ragazza gli rivela il potere dell'occhio di Ryuya, ovvero la chiaroveggenza, come avevo ipotizzato nel capitolo 337, cioè praticamente Ryuya può vedere quello che succede altrove anche dove non è presente fisicamente. Per tale motivo è riuscito ad avere informazioni sullo scontro tra Asta e Lucius. Questo è un potere senz'altro molto utile, in quanto potrebbero riuscire in questo modo a stabilire un contatto con i membri del Toro Nero del Regno di Clover che stanno appunto cercando Asta, in quanto non credono che sia morto. Di conseguenza, secondo me, sarebbe anche una buona occasione per presentare la terra natia di Yami anche a questi personaggi. Forse sarebbe anche una buona occasione per far tornare Yami alla Terra del Sole e farlo riunire con la sorella Ichika, in quanto i due sembra non abbiano proprio un buon rapporto, ma adesso ne parleremo. I due arrivano a parlare del capitano Yami su Kehiro, e Ichika rivela al ragazzo una cosa molto particolare, ovvero che suo fratello non ha lasciato la Terra del Sole perché si è perso mentre pescava, ma perché pare che abbia ucciso tutto il clan Yami ad eccezione di Ichika. Qui sta un tantino di Itachi la questione, e il rapporto tra Itachi e Sasuke chissà se sarà lo stesso tra Yami e Ichika. Qui parte un flashback dove appunto i due sembra si stiano recando a pescare, ma ovviamente scopriremo come continuerà all'interno del prossimo capitolo. Una cosa che mette abbastanza hype, anche perché secondo me la questione sarà ben diversa da quella che è stata tra Itachi e Sasuke nel manga Naruto. Ad esempio, nel clan Yami potrebbe essere stato che volessero appunto uccidere Yami su Kehiro perché appunto lo ritenevano troppo talentuoso e di conseguenza una minaccia per il loro clan, cioè vai a sapere cosa pensavano. Un'altra cosa che vi dico potrebbe essere che comunque per tradizione magari Yami e Ichika sarebbero dovuti essere sacrificati per un patto che appunto si era stipulato con un demone tempo prima, e questo demone avrebbe dato appunto più raccolto o comunque più prosperità al clan, cosa comunque non rara in queste tipi di storie, però di conseguenza avrebbe richiesto il sacrificio di un uomo e una donna, cioè nel senso possono esserci infinite possibilità. Quel che c'è appunto da dire è che quando verrà svelata questa backstory penso che il personaggio di Yami sarà ancora più apprezzato di quello che è stato fino a questo momento, perché sembra essere una backstory alquanto dura, una backstory struggente, chissà se rispetterà appunto le aspettative. Ah, tra l'altro nello scorso video non mi ero accorto che nel capitolo 338 effettivamente il potere di Ichika c'era già stato svelato, ovvero che anche lei possiede la magia di oscurità, e quindi sostituite semplicemente le mie frasi dicendo "Ah, Ichika utilizza la magia di oscurità", ma comunque il modo in cui la utilizza secondo me è così. Che dire, un capitolo bello ricco, pieno di informazioni alquanto interessanti. Sono curioso di vedere i prossimi, ma soprattutto sono curioso di scoprire la backstory di Yami e quello che stanno facendo gli altri personaggi in questo momento. Quindi voi che cosa ne pensate del capitolo? Magari ditemelo con un commento. Io vi ringrazio per la visione, vi invito ovviamente a passare su tutti i social che potete trovare in descrizione, anche iscrivervi al canale se volete, perché no. E niente, saludos a tutis.